Ciao, qui Deborah Picelli e con questo video oggi ti volevo parlare un po' del potere della mindfulness, di quello che possiamo chiamare stato di presenza e di come il riuscire a stare in questo stato di presenza e di ascolto ci permette anche di sciogliere quelli che possiamo chiamare blocchi, ferite, schemi e così via. Se noi rimaniamo centrati in uno stato di presenza, riusciamo a mano a scovare tutti i piccoli comportamenti del nostro ego e ci renderemo conto che la maggior parte delle cose che facciamo, delle cose che pensiamo, delle cose che diciamo, delle azioni che compiamo, non sono tanto date da una nostra azione e una nostra scelta, ma sono date prevalentemente da una reazione a uno schema che è partito. Nel momento in cui noi riusciamo a renderci conto, osservandoci, riusciamo anche a scioglierlo e lasciarlo andare gradatamente. Perché dico gradatamente? Perché a volte si pensa che fare un lavoro su di sé è un po' come l'avere la bacchetta magica e quindi comprendo una cosa, la rielaboro, ok, adesso non la trarrò mai più nella mia vita. Non è proprio così, nel senso che ci sono delle volte che accade questo, cioè la comprendo, la elaboro e non la traggo più, e altre volte dove invece la continuo ad attrarre in una maniera magari più sottile, in una maniera magari più leggera, perché? Perché è talmente tanto radicata in me che io non me ne rendo neanche conto. E di conseguenza, se io ho un meccanismo che porto avanti da anni, da quando ero bambino, da quando ero bambina, è un meccanismo talmente inconscio, talmente inserito nella nostra personalità, che noi lo possiamo definire come una caratteristica di noi stessi. Questo meccanismo sarà molto difficile in qualche modo da lasciare andare, perché noi siamo identificati con esso. Di conseguenza, se io credo, ad esempio, di essere una persona che riesce a fare tutto da sola, oppure se io credo di essere una persona che non si fida perché sa che non può fidarsi in qualche modo di determinate persone e così via, oppure se io credo di essere una persona che sa stare al centro dell'attenzione e gli piace farlo, credo anche che questo sia una mia caratteristica. Quindi io penso di essere quella persona con quella caratteristica. Che cosa succede quando inizio a fare un lavoro su di me? Inizio a rendermi conto che quella roba lì non sono io. Il punto è che un determinato meccanismo che sto portando avanti da 20, 30, 40 anni, 50 anni, non se ne va soltanto riconoscendolo in un istante, perché è molto sottile e è presente nella maggior parte delle nostre azioni. Ad esempio, una persona che ha un forte bisogno appunto di stare al centro dell'attenzione o di essere ammirata e così via, vive in quello schema quasi costantemente. E di conseguenza compie azioni costanti, dal semplice modo di vestirsi, al modo di truccarsi, al modo di parlare, al modo di porsi, al modo di sorridere e così via, che sono tutti derivanti in qualche modo da quello schema. Quindi quando la persona se ne inizia a rendere conto, subito si inizia a rendere conto dei tasselli, diciamo, più evidenti. Ma poi è un continuo lavoro su di sé che va a fare e questo continuo lavoro su di sé lo può riuscire a fare davvero soltanto attraverso uno stato di presenza, cioè l'ascolto e il ricordo di sé mentre sei lì.
il riuscire a osservare e percepire le emozioni, quello che si innesca dentro di noi e il perché per poi lasciarlo andare e scioglierlo completamente. È un vero e proprio lavoro su di sé, quindi non è una bacchetta magica, anche quando seguo le persone in coaching. Ok, io ti posso fare il lavoro di base, diciamo, per renderti conto di determinati schemi, di determinati meccanismi, ma poi sta a te nel tuo quotidiano e in quello che davvero vivi a mettere in pratica quello che hai compreso e a non seguire più i bisogni e le credenze del tuo ego. Quindi è un vero e proprio lavoro su di sé. E attraverso l'osservazione noi ci possiamo rendere conto proprio di determinate emozioni che partono. La maggior parte delle persone a volte sente che cambiano le emozioni all'interno, ma non si pone neanche il dubbio o la domanda al perché. Cioè, c'è gente che mi dice: stamattina mi sono svegliato e ero agitato, non so perché. Non è mai a caso. Potrebbe essere qualunque cosa che ti ha innescato un ancoraggio, in qualche modo un ricordo, e ti ha fatto partire una determinata emozione, una determinata sensazione. Emozioni come tristezza, come malinconia, come rabbia, come senso di colpa, come paura e così via. A volte sembra che apparentemente partano così all'improvviso, senza motivo, ansia. Ansia, in Italia non si sente altro che parlare di ansia, agitazione, stress, ok? Non partono mai a caso, sono sempre radicate e c'è sempre un motivo, c'è sempre un imprinting. Magari ti sei svegliato e all'improvviso senti ansia. Perché? Non te lo chiedi, inizia a chiedertelo. Perché potrebbe essere semplicemente che hai sentito una canzone che ti ha ricordato una determinata cosa, che hai sentito un profumo che ti ha fatto tornare alla mente una determinata situazione, che hai fatto un sogno particolare che ti ha portato a ricordare o a tirar fuori, emergere le tue paure. Quindi più tu ti osservi, più tu dici: ok, ora ho questa sensazione, come mai, da dove viene, perché ce l'ho, perché è partita? Ah, ok, è uno schema. Nel momento in cui io lo riconosco costantemente e ogni volta che esce fuori io lo scovo, questo perderà energia sempre di più, ovviamente se non lo alimenterò. Quindi, se mi parte uno schema dove non mi sento accettata e di conseguenza inizio a compiere azioni e a seguire in qualche modo il mio ego che mi guida e mi fa fare cose, mi fa dire cose e così via, se io ne divento consapevole, ma continuo a ripetere quello che avrei fatto, è un raccontarsela. Quindi quello che io devo fare ad un certo punto è diventare consapevole di quegli schemi e poi non ripeterli più. Quindi fare, cioè non agire più in reazione ma in azione. Non comportarmi più in determinato modo per reazione, ma agire soltanto con azione non condizionata. Nel momento in cui faccio questo, è un po' come se non alimentassi più, non nutrissi più quella parte di ego, quella parte di corpo, di dolore, e di conseguenza questo si scioglie, anzi si trasforma in potere interiore, in fiducia in noi stessi e così via, perché quando entro nel mio potere non sono più schiavo in qualche modo di azioni non mie, non sono più schiavo del mio ego, non sono più schiavo del mio corpo di dolore. Cosa succede? Che non alimentando quello alimento il mio potere interiore, quindi il mio potere interiore cresce e acquisto sempre di più fiducia in me, sempre di più fiducia in me stessa. Detto questo,
fai degli esercizi sulla presenza. Esercitati a stare in uno stato di consapevolezza qui e ora. Esercitati a osservare le tue emozioni, esercitati a osservare i tuoi comportamenti, i tuoi atteggiamenti, i tuoi movimenti. Osserva i tuoi movimenti non verbali, come si può dire in PNL. Osserva tutto quello che tu fai e comprendi i meccanismi che ti fanno muovere. Comprenderai che la maggior parte delle azioni che fai sono di conseguenza di qualcos'altro. A quel punto non alimentarle più. Sembra facile così, detto in 10 minuti di video? Non lo è. È un vero e proprio lavoro su di sé. Ma se tu hai fiducia, se tu vuoi davvero essere e sperimentare quello che sei venuto a sperimentare qui in questo mondo, in questa vita, in questo corpo, probabilmente vedere questo video non è a caso e probabilmente è arrivato il momento di farlo. Ci vediamo al prossimo video, per il momento è tutto, illumina il mondo.